Ciao ragazzi, ciao 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 a tutti. Metto anche un po' di colonna sonora oggi perché ragazzi, per il momento manga di oggi serve. Ragazzi, oggi è un momento molto importante per me. Dopo tanto tempo mi sono deciso solo adesso perché avevo paura di quest'opera. Ho paura di quest'opera. Però in questi 2 giorni ho fatto un rewatchone perché mi andava, perché ero nel mood, perché l'estate sta arrivando. E come dice Smile, l'estate sta arrivando e dobbiamo essere pronti. Quindi ragazzi, quest'oggi si parla di ping pong. Si parla di ping pong, si parla di ping pong manga con accenni, ovviamente, alla serie animata che io custodisco gelosamente in questa versione limitata in Blu-ray. Avevo paura di quest'opera, perché è un'opera composta da 5 numeri, ma 5 numeri veramente pregni di tutto. C'è tutto dentro a questo manga, qualsiasi cosa. Molti si allontanano o semplicemente non comprano questo manga, non lo leggono, lo evitano, perché è un manga sul ping pong. E il ping pong è uno sport che viene costantemente preso per il culo e che soprattutto agli occhi di un lettore non può apparire figo. È impossibile che appaia figo, soprattutto quando si tratta del manga. Ecco ragazzi, non c'è sbaglio più grosso. Questo manga è di Taiyo Matsumoto, grande autore che ha realizzato anche Sunny. Tenkon Kinkret è comunque un autore da seguire sempre, da amare e rispettare, che io ho avuto anche l'occasione e l'onore di intervistare. Ping Pong, come ho conosciuto Ping Pong? Ho conosciuto Ping Pong con l'anime, come tutti penso, anche perché il manga in Italia è arrivato molto dopo. Ping Pong è stato realizzato da Masaki Yuasa, ma Yuasa ragazzi è l'autore, la mente dietro a Devilman Crybaby, Tatami Galaxy, Kaiba e tantissimi altri capolavori dell'animazione, La Notte Giovane anche, insomma tantissimi film stupendi. E gli hanno affidato quest'opera, il trattamento di quest'opera di Taiyo Matsumoto, quindi un grande mangaka che viene trattato da un grandissimo regista d'animazione, insomma una combo perfetta. L'ho visto su Feed e ragazzi vi do una notizia, su Feed l'intera serie di Ping Pong che si compone di 11 episodi è gratis, quindi se avete un po' di tempo vi prego recuperatela perché 11 episodi non fanno male a nessuno. Di che cosa parla Ping Pong ragazzi? Ping Pong parla di due personaggi, Peko e Smile. Qui abbiamo Smile e qua abbiamo Peko. No, qui c'è Wang, perché ho sbagliato? Eccoli. Oh, Dio Cristo! Dio Cristo, questi! Dicevo, abbiamo Smile e Peko. Smile e Peko che sono due amici d'infanzia che si sono sempre stretti mano nella mano e hanno superato insieme qualsiasi difficoltà. E entrambi sono innamorati del ping pong. E hanno iniziato ad allenarsi in una piccolissima palestra locale vicino a Enoshima. Enoshima è quell'isoletta che vi ho fatto vedere 1000 volte, dove sono stato anch'io e che avete visto anche il Lost in Tokyo, con quella torre a forma di candela che appunto si chiama Candle Tower, che la contraddistingue. Nelle vicinanze di Enoshima c'è questa piccola palestra gestita da una vecchietta che li ha visti crescere fin da bambini, da piccolini, e gli ha insegnato le basi, i rudimenti del ping pong. E questi due personaggi, appunto Smile, chiamato così perché non ride mai, e appunto Peko, questo personaggio assurdo, sempre tra le nuvole, che ha invece questo, ha sempre questo sorriso, anche scemo, stampato sulla faccia, che però ama il ping pong visceralmente, ne è proprio visceralmente appassionato, tanto da informarsi sui suoi avversari, li studia, studia le racchette, le gomme delle racchette, insomma, è veramente un flippato, però allo stesso tempo questa sua testa fra le nuvole spesso lo perseguiterà, lo tradirà. Mentre Smile, così serio, così pacato, con queste fattezze che ricordano addirittura le movenze che ricordano quelle di un robot, riuscirà sì a concentrarsi sullo sport quando è lì davanti al tavolo da ping pong, però allo stesso tempo c'è qualcosa che gli manca, c'è qualcosa che lo impigrisce o che comunque non lo fa impegnare fino in fondo in quel determinato sport. E il motivo non lo capiamo fin da subito, ci vorrà un po' di tempo prima di capire il perché Smile ogni tanto vuole abbandonare il ping pong, non vuole prendersi le sue responsabilità, nonostante la sua evidente bravura. Fatto sta che questi due personaggi, questi due ragazzi, questi due grandi amici vanno avanti nel ping pong, c'è chi si disinnamora o chi comunque perde le speranze dopo una sconfitta e c'è chi invece a son di insistenze, soprattutto da parte di un grande maestro, Butterfly Joe,
un maestro che ha deciso di dedicarsi solamente all'istruzione, solamente all'insegnamento del ping pong, si innamora di Smile, si innamora della sua tecnica e del suo potere sopito e decide di allenarlo, di concentrarsi solo su di lui, un allenatore che si concentra solo su un alunno praticamente. E Smile, a forza di insistenze di questo Butterfly Joe, decide appunto di dedicare anima e corpo al ping pong, mentre Peko inizia a perdersi dopo una sconfitta, che non vi sto a dire quale. E chissà se questi due amici si ritroveranno e chissà come si ritroveranno. Questa è la trama di base. Fino a qui tutto ok. Sembrerebbe un manga abbastanza normale. Solite robe. Amore viscerale per uno sport, allenamenti estenuanti, sconfitte, vittorie, tornei, rivali, nemici, grandi scuole che si occupano del ping pong, come per esempio il Kaio, questo liceo dove vengono addestrati in maniera quasi militaresca, fin da piccoli, al ping pong. E il Kaio, questo liceo tremendo, è famoso per avere all'interno delle persone, dei giocatori che vincono sempre, continuamente, addirittura si rasano il capo per essere... appunto, sembra quasi dei monaci del ping pong, che continuano a allenarsi, a combattere, si distruggono anche il fisico e la vita privata perché si chiudono totalmente sul ping pong pur di vincere, pur di arrivare alla nazionale giapponese, alle Olimpiadi, insomma comunque a vincere un sacco di premi. Comunque insomma sembra una storia molto classica, una storia normale dove i nostri protagonisti devono sottoporsi a sfide sempre più minacciose prima di arrivare all'obiettivo finale, ma in realtà non è così. Ping pong ha sì come tema questo sport, però allo stesso tempo, come ogni manga di Taiyo Matsumoto, ci tiene tantissimo a studiare le persone, a studiare i comportamenti di queste persone, le loro emozioni, i loro sentimenti, i loro legami. Ci tiene a decostruirli completamente per rivelarci il loro cuore. E questo succede anche in ping pong. Un po' come anche in Sunny, ma anche in Tenkon Kinkret. Smile non ride mai, ma non è una caratteristica, non è un gimmick, non è una posa. Non ride mai per una ragione molto importante. E continua a non ridere, continua a essere triste, a muoversi come un robot, a essere un robot in un mondo di umani che possiedono sangue, perché il mondo intorno a sé non l'ha voluto. L'ha sempre ripudiato, l'ha sempre detestato, bullizzato, messo da parte. Smile è tanto bravo quanto freddo e per questo è sempre appunto stato considerato un reietto, una persona da non considerare, ma anzi da considerare solo quando si deve prendere in giro o si deve appunto addirittura picchiare, bullizzare, eccetera. Peko invece è un personaggio che sì, ha sempre questo sorriso stampato sulla faccia, è mega arrogante, spaccone, però allo stesso tempo nasconde un animo buono, puro e anche... una grande malinconia quando si trova di fronte alla sconfitta. E questa cosa non riesce a gestirla, non riesce a maneggiarla. E quindi anche lui, nonostante la sua arroganza, ha una debolezza, una grande debolezza. Entrambi hanno grandi debolezze e per questo si sono trovati, perché in un certo senso si compensano. E qui arriviamo appunto a quello che vi dicevo prima. Taiyo Matsumoto ci tiene un botto a far capire il legame tra questi due personaggi. E lo fa fino alla fine della storia, fino all'ultima pagina del quinto volume. Il legame di Smile e Peko sembra all'inizio flebile, un legame che si può spezzare da un momento all'altro a seconda dei percorsi dei protagonisti. In realtà il lettore viene sempre preso in giro. Niente di quello che crediamo sarà vero, perché il loro legame va oltre a qualsiasi cosa, ai mesi che passano, al tempo che scorre, alla crescita, alle sconfitte, alle vittorie, ai nuovi contatti, alle nostre nuove mansioni, ai nostri nuovi ruoli e soprattutto alla distanza che ci separa. Non c'è alcuna distanza tra Peko e Smile, anche se il lettore crederà questo per molto molto tempo. E questa è una cosa bellissima perché Matsumoto non introduce dei colpi di scena basati sulla storia, su un incidente tragico, su una sconfitta clamorosa, su robe che possono appartenere a mangaka mediocri, ma i cliffhanger sono basati su tutto, tutti sui sentimenti dei personaggi che improvvisamente cambiano, improvvisamente si trasformano. E questa è una cosa bellissima perché i cliffhanger sta in una frase non detta, in una cosa che abbiamo trascurato, in un personaggio che abbiamo sottovalutato. E qui arriviamo alla coralità fantastica di ping pong. Ogni personaggio è importante, ogni personaggio ha qualcosa da dire e soprattutto forma un macrocosmo che riesce a influenzare, a migliorare, a far scorrere la storia in maniera filata, perfetta, precisa, puntuale. Vi faccio vedere un po' di tavole
che mi sono preparato qua. Questo è il tratto di Matsumoto, un tratto ruvido, volendo anche sporco, però come vedete ha questo tratteggio particolare. Questa è una copertina, la copertina è il numero 5. E poi ovviamente uno straordinario dinamismo. Qui abbiamo Smile che sta continuando a lottare e un Peko che invece si è un po' addormentato. Ecco qua. Come vedete è una figata allucinante. Stavo dicendo, la coralità è fondamentale. Non bisogna sottovalutare mai il personaggio che abbiamo davanti. Taiyo Matsumoto prende gli stilemi classici degli Spokon, cioè ecco, arriva il rivale, fa lo spaccone, odia tanto, per esempio a un certo punto verrà introdotto un rivale di Peko, che l'ha sconfitto in passato e che adesso è andato al Kaio per allenarsi a tutto fuoco, come diciamo dalle nostre parti, per poi ovviamente sconfiggerlo. E questa, anche questa sembrerebbe una banalità, cazzo, il classico rivale che viene sconfitto, il protagonista gli fa il culo e torna per vendicarsi, ovviamente power uppato. Ecco, beh, anche questo non è così, perché anche quel determinato personaggio, anche quella persona che odiava tantissimo Peko perché è stato sconfitto, è stato svilito, quell'avversario ha conosciuto la sconfitta nonostante credesse di poter spaccare nel mondo del ping pong, ha delle ragioni molto importanti per fare quello e soprattutto riesce a ingoiare l'orgoglio quando si trova di fronte a un grande talento, si trova di fronte a una persona che ha perso la strada e anche nella rivalità, anche se il suo interesse sarebbe svilirlo ancora di più, addirittura trascurarlo per farlo morire nella depressione, per farlo morire nell'inettitudine, lo aiuta perché sa che quello è un grande talento e che va coltivato indipendentemente dalle capacità nel ping pong, indipendentemente dalla rivalità. Aiutiamo una persona perché quella persona non ha ancora perso il suo talento. Quindi lo vado a salvare, lo vado ad aiutare. Anche se questa persona, quando tornerà nel mondo del ping pong, tornerà anche a farmi il culo, tornerà a mettermi i bastoni tra le ruote. Lo devo fare, per forza. Perché sono anche un giocatore di ping pong e capisco chi ho davanti, capisco che un talento del genere non si può buttare. Ecco qua, appunto. E questa è la scena di cui vi parlavo. Non sottovalutate mai i personaggi Taiyo Matsumoto perché improvvisamente rivelano qualcosa di imprevisto, qualcosa che non vi aspettavate. Un'umanità eccezionale, perché Taiyo Matsumoto è sempre stato un autore dalla forte umanità, che non ha mai lasciato niente al caso e che non ha mai lasciato i suoi personaggi bidimensionali. Ironico anche se si parla di fumetto, però è così. Nessun personaggio è mai bidimensionale con lui. Hanno tutte delle ragioni, hanno una propria colonna vertebrale, hanno delle motivazioni molto forti che li spingono a dire quelle determinate frasi, a influenzare l'andamento della storia e quel determinato personaggio. E poi ecco, se dobbiamo parlare di personaggi secondari, questo è uno dei miei preferiti, se non il mio preferito, ovvero Wang, chiamato anche China. È molto affascinante il suo passato perché questo è nel primo volume, quindi va bene così, ve lo posso rivelare. È un ragazzo che arriva dalla Cina e che è stato esiliato dalla Cina stessa perché ha perso in patria. È un grande giocatore di ping pong, ma nonostante questo non è riuscito a sconfiggere, diciamo, i suoi rivali più potenti. E quindi è stato esiliato, tra virgolette, in Giappone e non può ritornare in Cina finché non dimostra qualcosa alla Cina stessa. Non dimostra di essere tornato ai vecchi fasi, non dimostra di essere il più forte. E quindi questa frustrazione continuerà a perseguitarlo, sempre, in ogni volume, perché lui è in Giappone, è in un paese che non gli appartiene, ha lasciato la madre che adora, che ama, in Cina e non può farvi ritorno finché non dimostra qualcosa a se stesso e agli altri, soprattutto al suo paese. E quindi lotterà, insegnerà, è stato pagato per insegnare a questo liceo, di insegnare le sue tecniche, le sue strategie, però lui odia fare quel lavoro perché sa che è un lavoro da esiliato, un lavoro da sfigato. Però anche lui, grazie all'incontro con Peko e Smile, riuscirà a capire che stare lì in Giappone a conoscere i giocatori giapponesi non è così male, soprattutto gli servirà molto, ma non a livello formativo, non a livello sportivo, gli servirà a livello umano, perché capirà che non esiste solo il ping pong. E qua arriviamo ad un altro personaggio secondario straordinario, ovvero Kazuma, il leader del Kaio, la persona che ha sempre vinto e che non si è mai fermato, mai, che è diventato così tanto ossessionato dalla vittoria e così tanto spaventato dal padre che continuerà ad allenarsi, a trascurare tutto, il suo amore, a trascurare gli amici, a trascurare la sua vita, i momenti belli della quotidianità pur di entrare totalmente, di fondersi totalmente al ping pong. E la cosa gli crea talmente tanta ansia da nascondersi sempre nel bagno della palestra
che ospita l'incontro a cui dovrà partecipare. Sta sempre nel bagno per ore e ore a pensare e a decomprimere l'ansia. E poi quando arriva davanti al tavolo del ping pong, spacca ogni avversario che incontra sul suo cammino. E questa cosa lo incatena. Perché, come al solito, non stiamo parlando solo di ping pong, ma stiamo parlando anche di umanità con Taiyo Matsumoto. Quindi, China ha delle motivazioni, ha un obiettivo, però allo stesso tempo questo obiettivo lo frena, lo ossessiona, lo distrugge. Kazuma, uguale, ha una responsabilità, ha il padre che gli mette pressione, ha un'azienda enorme che continua a spingerlo verso il ping pong forzatamente. Smile sta aspettando l'arrivo di qualcuno e Peko vuole arrivare alle Olimpiadi perché si crede il più forte di tutti. Insomma, tutti hanno delle motivazioni, ma tutti, a parte qualcuno, non hanno capito che non esiste solo il ping pong. Se si vuole eccellere nel ping pong, bisogna anche pensare all'umanità del proprio io e all'umanità del proprio avversario, e soprattutto prendere le lezioni più importanti degli avversari, degli amici, dei rivali, e farle proprie per cercare di eccellere a 360 gradi. Ora io non vi posso dire più di tanto, ragazzi, perché secondo me vi ho detto anche troppo, però allo stesso tempo vi posso dire che Ping Pong è un manga e anche un anime, perché no, ma l'anime ci arriviamo dopo, che parla di amicizia, che parla di legami, che parla di amore, non l'amore solamente nei confronti di una donna, ma anche l'amore per la propria famiglia, per il proprio allenatore, per lo sport. Un amore quindi a 360 gradi. Parla di umanità, parla appunto di bellezza nelle piccole cose, che spesso vengono trascurate quando ci si getta a capofitto in uno sport del genere. Parla di rivalità, ma soprattutto parla di una rivincita. Una rivincita che non passa attraverso il ping pong, ma passa attraverso una stretta di mano, un ultimo match, e soprattutto passa attraverso l'arrivo di un eroe, un eroe che è pronto a salvarti in ogni occasione. E spesso l'eroe non salva solo gli altri, ma salva anche se stesso. Quindi, ragazzi, questo è il mio consiglio. Non sottovalutate l'opera perché tratta di ping pong, non lo fate mai, perché appunto è un manga che parla di tante altre cose, non solo dello sport. E soprattutto, ecco, voglio fare un paragone con un manga che sono sicuro avrete già letto, di cui abbiamo già parlato, ovvero Slam Dunk. Se vi siete emozionati per un'ultima partita o per un passaggio, per un 5, eccetera, ecco, Ping Pong è la prossima lettura che fa a caso vostro, perché tutte quelle emozioni che avete trovato nel campo su Slam Dunk le ritroverete anche qua, sicuramente, senza problemi. Soprattutto perché l'ultimo match, l'ultima partita di Ping Pong la vediamo in una maniera molto particolare. Capiamo finalmente nell'ultimo volume che qualcosa si è risvegliato, e questo risveglio c'è stato in tutti i personaggi. Tutti i personaggi che abbiamo seguito e che apparivano come rivali, nemici, amici, si uniscono tutti improvvisamente sotto un'unica cupola, e quella cupola è rappresentata da qualcosa ovviamente di imprevisto e di davvero straziante, commovente, emozionante e anche nostalgico, perché si parla tanto di nostalgia, quella nostalgia positiva, nostalgia per uno sport che è abbandonato senza sapere manco il perché, nostalgia per quelle atmosfere, per il mare, per quella piccola palestra che però ti ha insegnato i rudimenti, ti ha fatto arrivare dove non credevi nemmeno di arrivare. Ecco, tutti quei personaggi istantaneamente vengono collegati, e quando questo succederà, ragazzi, la partita e il risultato della stessa manco ci interesserà capire che fine faranno i nostri personaggi e perché hanno fatto proprio quella fine. Quindi vi prego, ragazzi, non sottovalutate Ping Pong, e soprattutto non sottovalutate queste piccole racchette che possono davvero unire tantissimi personaggi. Allora, innanzitutto questo manga è reperibile per Ikari, quindi, beh, auguri. Sono 5 volumi, cercateli se volete, perché il manga è veramente straordinario. Però adesso voglio anche aprire una piccola parentesi sull'anime, che adesso vi mostrerò in qualche stralcetto. Allora, l'anime, appunto, lo trovate gratis su Vid. Ed è appunto stato trattato da Yuasa, veramente un genio, un grande. Per fortuna l'hanno affidato a lui, perché è riuscito a replicare la straordinaria regia di Matsumoto, perché non abbiamo parlato del lato tecnico di questo manga, ma sappiate che il tratto è favoloso, il chiaroscuro è incredibile, tra l'altro Matsumoto è famoso per usare pochissimi retini, quindi è tutta farina del suo sacco. Come vedete è un tratto preciso, però allo stesso tempo da quell'idea di sporco che ci piace tanto, e soprattutto è mega dinamico, quindi è veramente un film. Sembrano dei fotogrammi di un anime o di un film,
messi su carta. Ed è incredibile, si parla di ping pong, quindi si parla di tavoli estremamente piccoli che sembrano allungarsi all'infinito quando Matsumoto inizia a disegnarli o inizia ad ambientarci una partita, perché tutto si allunga, tutto si distorce, i movimenti sono rapidissimi, la regia è perfetta e sembra veramente di essere lì. La partita sembra un'animazione. Yuasa non ha fatto altro che prendere le tavole di Matsumoto e replicarle shot by shot, unire queste vignette con la sua regia e con dei frame di intercalazione, ed ha ottenuto una controparte anime che è praticamente il manga. Ha aggiunto dei piccolissimi dettagli in più, soprattutto c'è una cosa sul finale che mi è piaciuta di più rispetto al manga, ma è praticamente la stessa versione, quindi anche guardare l'anime non vi snatura la controparte cartacea. Io vi consiglio sia di leggerlo che di guardarlo, perché sono due visioni dell'autore, sì, diverse, ma allo stesso tempo la storia non è stravolta. Non stiamo parlando di Devilman di Gonagai e di Devilman Crybaby, che appartengono a due periodi storici anche diversi. Intanto abbasso la musica perché vi voglio far vedere dei pezzi dell'anime. Cerco di farvi vedere qualcosa, non spoiler, China contro Peko, che è una delle prime partite, diciamo, uno dei primi match, che non è spoiler, è all'inizio. E vi faccio vedere com'è la controparte anime, che vi assicuro è veramente una bomba. Ecco, questa è una cosa molto interessante, cioè che per far vedere tutti i punti di vista della scena, la pallina, la racchetta, c'è questa appunto regia specchiata che riprende un po' la tavola del manga, no? Le vignette, il vignettato del manga. E questa è una cosa molto bella, perché non è andata a snaturare il manga, ha ripreso ogni inquadratura di Matsumoto, ma allo stesso tempo ha animato praticamente tutto. Quindi, stupendo. Piedala! Sai, già da sia ci fece un sicuro, dai, in cinta. China da! Mi piace molto il realismo, no? Di lasciare il cinese, che lui è cinese, quindi hanno messo sottotitoli. ありすぎ。おい。だ。よく曲がるね。スピードあるし。これが中国4000年のスーパードライブってか。了解了解。来た。中国。 Ecco, per rispondere a aspetta, a paparazzo. E beh, come vedi, l'impronta di Yuasa c'è. Cioè, come? Ripeto, è stato fedelissimo, è stato rispettosissimo di Matsumoto. Però allo stesso tempo, nelle mani di un cretino, una roba del genere non veniva mai fuori, o comunque non sarebbe mai nata. Yonsen Nen! Tara? Allora, questa cosa qua è bellissima e qua ci ricolleghiamo a tutto quello che vi ho detto. È ok, è una partita bellissima, molto emozionante, le palline, le inquadrature sulle racchette, cioè tutto stupendo a livello registico, però anche qui c'è l'impronta di Matsumoto che Yuasa ovviamente ha voluto riprendere per forza, perché è stato, ripeto, rispettosissimo con l'opera originale. La pallina vola talmente in alto che si trasforma in un aereo, ed è l'aereo che China Wang vuole prendere a tutti i costi per poter tornare a casa. Lui è ossessionato da tornare a casa, quindi ogni pallina, ogni racchettata, ogni partita vinta è un passo in più per acquistare quel biglietto che lo riporta a casa. Quindi ogni volta che vede una pallina lanciarsi per aria, che quindi significa un punto in meno per l'avversario, è subito una visione mistica di un aereo che vola verso la sua patria.
E questo è straordinario perché queste robe qua le abbiamo sempre. In ogni match, in ogni partita, ci sono sempre queste chicche, ci sono sempre queste trasformazioni, queste racchette che diventano il collo di un drago, la pallina che diventa una aerea, eccetera, che ci fanno, che ci ricordano sempre quali sono le motivazioni dei personaggi e perché stanno combattendo per la vittoria. Bella questa. Questo è l'inferno, il Giappone è l'inferno. Il posto più orientale del mondo. E anche questa cosa qua, questo lancio assurdo che sembra quasi demenziale, anche questo è sensato perché qua è dove Peko conosce per la prima volta la sconfitta. Tra l'altro voglio fare una cosa, e quindi questo è l'inizio della fine per Peko, e quindi lui è caduto in un vortice nero da cui sarà difficile rialzarsi. Ecco qua, questa è la scena, aspettate, questa è la scena del manga. Come vedete ragazzi, Yuasa ha ripreso tutto quello che ha fatto Matsumoto. Questo è il lancio di Peko nel vuoto, questi sono gli spicchi che abbiamo visto poco fa, e quindi ripeto, Yuasa è stato sì fedele e rispettosissimo, soprattutto ha adattato molto il suo stile a Matsumoto, si vede perché il tratto è sporco, è tutto molto più grezzo ed è giusto così, però allo stesso tempo è riuscito a girare questa roba, a girare Matsumoto, a mettere in animazione quello che Matsumoto aveva realizzato nel manga. Quindi una cosa veramente straordinaria, secondo me. Ci sono tante cose molto belline. Io vi consiglio di guardarlo su Vid, se volete vederlo, perché è gratis. Qua abbiamo Kazuma. Vi posso far vedere un piccolo pezzettino di Kazuma senza problemi. Questo è il leader del Kaio, il giocatore più potente che c'è dentro a questa serie. Love war! Questo è straordinario, ragazzi. E si ingrandisce tutto. Ovviamente ossessionato dall'aereo che vede partire, no? Perché si trova di fronte a questo mostro imprevisto. Non riuscirà a prenderlo l'aereo. Non ce la fa, eh? Se continua così. Il drago che prende la pallina. Il drago che prende la pallina e sfida l'aereo con cui Wang deve tornare a casa. Vabbè. La madre che lo saluta. Che si sogna il ramen. Cioè, i dolci che gli portava la madre. Insomma, ragazzi, questo è quanto. Non vi dico altro. Dovete guardarvelo. Si può dire che è uno dei pochissimi casi in cui l'anime è meglio del manga. Non lo so. Non me la sento di dire una cosa del genere. Dico però che sicuramente sono entrambi da scoprire, sia manga che anime. L'anime però c'ha dalla sua parte la colonna sonora, che abbiamo sentito anche peraltro in sottofondo mentre ve ne parlavo, e che è straordinaria. Tra l'altro c'è anche della roba elettronica dentro, veramente straordinaria. Chi dice che i disegni fanno schifo secondo me non ha capito molto, però questo è ovviamente un mio parere. Fa schifo no, ma è molto particolare e può assolutamente non piacere.
Ok, però ragazzi, questa cosa del può non piacere la capisco, ma fino a un certo punto. Secondo me bisogna capire perché una cosa è così diversa rispetto alle cose classiche che ci siamo sempre visti e letti. Matsumoto, a mio parere, o Yuasa anche, se guardate Mind Game lo capirete subito, sono dei pazzi, cioè sono delle persone, sono degli autori completamente folli che sperimentano, la buttano completamente di fuori, non hanno molte regole, cioè le uniche regole che hanno se le impongono e spesso sono veramente flebili e flessibili. Secondo me a un certo punto, ragazzi, bisogna cercare di andare oltre il classico, oltre il preciso, oltre quello che consideriamo bello e provare a sperimentare come hanno sperimentato questi autori, cioè provare a immergersi in qualcosa che non abbiamo mai letto, che non abbiamo mai affrontato. E Ping Pong secondo me è quel passaggio in più, perché è sì sporco, ma allo stesso tempo, leggendolo pagina dopo pagina, capirete che è perfetto, perfetto nel disegno, perfetto nella regia, perfetto nell'impostazione della tavola, perfetto in tutto, nel bilanciamento dei chiari, degli scuri, è perfetto. Ed è quel ponte che ci può portare alla roba veramente sperimentale, ragazzi, perché la roba veramente sperimentale sul manga non l'avete mai vista, ve lo posso assicurare, e se l'avete vista sapete di che cosa parlo. Bisogna cercare di andare oltre, e queste opere sono perfette, ragazzi. Ad esempio, aspettate, per esempio questo, Il bambino di Dio, una cosa completamente folle. È molto figo questo, molto molto figo. È super inquietante, horror anche volendo. Più inquietante che horror, però vedete, è molto... Sembra nemmeno un manga, cioè sembra una cosa... È fighissimo. Però, ragazzi, non me lo voglio bruciare, Il bambino di Dio. Comunque ve lo consiglio, tantissimo. Comunque, ragazzi, per chiudere, io vi consiglio, ripeto, Ping Pong, perché come al solito nei migliori manga sportivi non c'è solo lo sport a farla da padrone, anzi ci sono i sentimenti, ci sono le emozioni, ci sono i legami tra personaggi, ci sono le rivalità, ci sono delle motivazioni che si sviluppano, crescono, a volte addirittura hanno un'involuzione fino al volume finale, dove veramente piangerete lacrime amarissime. C'è tanta nostalgia, c'è tanta bellezza, c'è tanto amore per lo sport, per il Giappone stesso, per gli sfondi di Shonan, perché ovviamente si ambienta a Shonan questa storia, come tutte le migliori storie. Vedi Shonan Junegumi, vedi Slam Dunk, no, ora lo sto buttando oggettivamente di fuori, però effettivamente si ambientano tutte nella stessa zona, peraltro. I disegni sono fantastici, la regia è incredibile, i personaggi secondari, da Kazuma, Wang, tutti quelli che veramente si alternano, Butterfly Joe, Abar, insomma la vecchietta, sono tutti veramente straordinari e tutti hanno veramente una backstory stupenda, soprattutto quella di Butterfly Joe e del suo rivale, che si lega comunque alla storia moderna di questi personaggi fantastici. È una storia d'amore, come dicevo prima, a 360 gradi. L'amore per un amico, l'amore per lo sport, l'amore per la competizione, per la propria famiglia, per la propria terra. Sono 5 volumi e passa la paura. Se non avete, o se non avete soldi, non volete spendere soldi e non avete la sbatta di cercarveli in giro, perché comunque so che qualche numero è irreperibile, Ping Pong, cofanetto se volete collezionarlo, oppure semplicemente andate di Vid, che è gratis. C'è anche su Crunchyroll, ma su Vid insomma trovate tutto gratis, e comunque è un'ottima serie di Yuasa che si basa su un ottimo manga di Matsumoto, entrambi grandi autori, grandi registi, grandi mangaka. Ah, e poi la colonna sonora, ragazzi, di Ping Pong Animation è qualcosa di veramente straordinario.